6 febbraio, in vista della solennità della Madonna del Conforto, prende il via la novena, l'itinerario spirituale che prepara il giorno della grande festa di popolo del 15 febbraio, quando migliaia e migliaia di persone si recano nella cattedrale di Arezzo per omaggiare la Beata Vergine Maria, Madre del Conforto. La novena viene animata giorno per giorno dalle realtà più significative dai vari territori della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Così il percorso di preparazione alla festa viene avviato con la presenza dei frati francescani di Laverna, uno dei polmoni spirituali della diocesi. Prosegue poi nei giorni successivi con l'animazione giorno per giorno da parte delle parrocchie di ciascuna delle 7 zone pastorali della diocesi e si conclude con la presenza dell'altro polmone spirituale, ovvero con la comunità monastica di Camaldoli. Il 6 febbraio si sono recati in preghiera ai piedi della Madonna i bambini delle scuole elementari e alle 18 la messa si è svolta con la presenza dei frati di Laverna. Il 7 febbraio la messa delle 18 è animata invece dalle parrocchie della zona di Cortona Castiglion Fiorentino e venerdì 8 febbraio dalle parrocchie del Chianti e del Senese. Nella stessa giornata alle 21 è in programma il pellegrinaggio dei giovani. Quest'anno è stato inserito nel contesto della novena anche lo svolgimento della terza congregazione generale del Sinodo Diocesano che inizia alle 9:30 nella Basilica di San Domenico sabato 9 febbraio. Lo stesso giorno alle 18 la messa in cattedrale è animata dalle parrocchie del Valdarno. Alle 21 invece si svolge il pellegrinaggio delle Caritas parrocchiali, delle confraternite di misericordia, gruppi Fratres, Croce Rossa e Croce Bianca. Domenica 10 febbraio alle 15 è prevista la messa con i cattolici di altre nazioni presenti in diocesi. Alle 18 una messa con le parrocchie di Arezzo e alle 21:15 una preghiera sullo stile di Tesè. Lunedì 11 febbraio, festa del malato, alle 15 ci sarà una messa e processione eucaristica con gli ammalati e gli anziani. Alle 18 una messa con le parrocchie della Val di Chiana e una fiaccolata in onore della Madonna con i pellegrini delle parrocchie della diocesi. Martedì 12 febbraio alle 18 la messa è animata dalle parrocchie della Val Tiberina e mercoledì 13 febbraio dalle parrocchie del Casentino. Il 14 febbraio alle 10:30 ci sarà una messa con gli sposi delle nozze d'oro e d'argento e alle 18 una messa con i monaci di Camaldoli. Il giorno della festa la cattedrale sarà aperta già alle 6 del mattino per le lodi. Alle 10:30 il cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, presiederà la messa pontificale. Alle 14:30 ci sarà il rosario meditato fino alle 16. Alle 17:15 i secondi vespri e alle 18 la messa solenne presieduta dall'arcivescovo Riccardo Fontana, con l'ordinazione diaconale di Massimo Cipriani. Alle 21:30 è previsto l'omaggio alla Madonna del Conforto da parte dei quartieri della Giostra del Saracino, degli sbandieratori e dei musici. Le messe saranno celebrate anche alle 7, alle 8, alle 9, alle 12, alle 16, alle 20:30, alle 22:15, alle 23:15. La nostra emittente nei giorni della novena seguirà in diretta sia nel canale 85 che in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live tutti i momenti più importanti, mentre il giorno della solennità saranno più di 7 le ore di diretta. Il 15 febbraio del 1796, mentre la città di Arezzo era terrorizzata da violente scosse di terremoto, 4 popolani, 3 uomini e una donna, videro diventare luminoso il volto annerito di un'immaginetta di terracotta raffigurante la Madonna di Provenzano nella cantina di un ospizio camaldolese presso Porta San Clemente. Il vescovo Niccolò Marcacci, dotto e prudente, dopo un'accurata inchiesta sui fatti, concluse che nessuno poteva ragionevolmente porre in dubbio la miracolosa mutazione di questa Madonna di oscura e quasi nera in bianca, risplendente e bella. Dopo la caduta di Napoleone, l'immagine della Madonna del Conforto poté essere solennemente incoronata il 15 agosto del 1814 dal vescovo di Arezzo Agostino Albergotti. Nel 1896 fu celebrato solennemente il primo centenario del miracolo. Negli anni 1948-1951 la sacra immagine venne portata in tutte le parrocchie della diocesi, con commoventi manifestazioni popolari, accompagnata personalmente dal vescovo Emanuele Mignone, ultraottantenne. Anche in occasione del secondo centenario, nel 1995-1996, si è svolta la Peregrinatio Mariae nelle parrocchie più popolose. Memorabile è stata poi la visita di San Giovanni Paolo II il 23 maggio del 1993, domenica dell'Ascensione.
In quella occasione il Papa ha affidato la nuova diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro alla protezione della Madonna del Conforto. Il 13 maggio del 2012 è stata la volta di un altro pontefice, Benedetto XVI, che nel corso della sua visita pastorale in diocesi ha sostato in preghiera ai piedi della venerabile immagine della Madonna. Per l'occasione il pontefice ha anche recitato una speciale preghiera. Oggi, ad oltre due secoli dall'interruzione dello sciame sismico che da tempo flagellava il territorio, gli aretini non solo continuano a rendere omaggio alla Beata Vergine Maria, Madre del Conforto, con un infinito pellegrinaggio che sin dalle prime ore del mattino prosegue ininterrotto fino alla mezzanotte inoltrata ogni 15 di febbraio. Una devozione affettuosa alla Madre di Dio che anche nel corso dell'anno non cenna a interrompersi, ma che anzi manifesta una fede di popolo autentica e profonda.